Signor Presidente, il protocollo siglato oggi tra Regione Emilia-Romagna e Repubblica Socialista di Macedonia fa parte di una politica estera vostra. Politica estera però mi pare sia un termine piuttosto inesatto. Sì, difatti bisogna metterci le virgolette attorno a questa espressione parlando di regioni, perché giustamente la politica estera compete al governo e al Parlamento. Noi però riteniamo che rapporti di amicizia, di collaborazione sotto vari aspetti, culturali, di scambi economici, di scambi giovanili, di scambi di informazioni scientifiche e tecnologiche, possano integrare opportunamente nell'ambito dei filoni della politica estera nazionale e la nostra presenza italiana all'estero, la nostra politica di amicizia verso gli altri popoli. Peraltro, parlando della Repubblica Jugoslava, è noto che questi rapporti sono molteplici, molte città dell'Emilia Romagna hanno rapporti di gemellaggio. Questo patto di amicizia che noi abbiamo oggi siglato, firmato con la Repubblica Socialista di Macedonia, è in questo stesso spirito.